Siamo con Sandro Dal Piano, direttore della comunicazione e promozione di ENAIP Veneto. Di ENAIP Veneto. Oggi siamo qua, una bella platea di persone, per i talenti di Chioggia che escono da quest'ente. Cosa si intende con questo? Allora, abbiamo dedicato questa serata, è una festa di fatto che dà il giusto riconoscimento all'impegno che i nostri giovani ci hanno messo in questi anni di studio per arrivare alla qualifica e soprattutto al diploma professionale. Ricordo che qui è presente un'attività formativa dedicata al settore della ristorazione, ma non solo, facciamo molta attività per gli adulti nei vari settori, dall'agroalimentare, compresa la pesca, e anche sui servizi al lavoro, oppure le attività di riqualificazione e aggiornamento degli adulti. Ma detto questo, qui i nostri giovani si formano con due percorsi formativi, a qualifica e a diploma. Stasera è una serata dedicata a loro, cioè quindi agli studenti, ai formatori che hanno lavorato durante questo anno formativo, alle famiglie, ma anche, e le potete vedere alle mie spalle, alle aziende, alle associazioni e alle istituzioni che ci supportano in questo lavoro. È un lavoro importante che facciamo a livello di rete e naturalmente una scuola di formazione vive nella misura in cui è aiuto e supporto per le associazioni di categoria, per le aziende e poi per i giovani che poi trovano lavoro. Formazione stasera, proprio alla ricerca di un lavoro, esatto, successivo. Esatto. E stasera premieremo i migliori del settore cucina, del settore sala, in più daremo un riconoscimento a alcune associazioni e imprese che con noi hanno collaborato e negli anni ci supportano. La location è bellissima, esatto. Poi ci hanno offerto questa terrazza che io non avevo mai visto, con un panorama stupendo, per cui è una chicca che adesso anche attrezzeremo proprio per poterla usare ulteriormente, ed è, siamo nel cuore dell'Isola dell'Unione tra Sottomarina e Chioggia, è anche simbolica questa unione, nel senso che la festa mira anche proprio a questo, a creare una rete forte per supportare le attività per i giovani.